Ciao e benvenuti a tutti alla seconda parte riguardo la registrazione nell'home studio. A questo punto dovreste aver risolto tutti i problemi legati, diciamo, alla riverberazione, alle riflessioni eccessive che avevate nella vostra stanza. Dobbiamo trovare il posto ideale dove piazzare il microfono, quindi l'asta e il cantante. Per questo vi consiglio di muovervi nella stanza e battere le mani. Troverete subito il punto in cui il suono vi sembra più asciutto. Quello è il punto ideale sul quale, diciamo, posizionare l'asta del microfono. Il microfono deve essere posizionato in maniera da dare le spalle alla vostra postazione di lavoro, dove avete il computer, così per minimizzare, diciamo, il rientro del rumore delle ventole. State attenti anche all'orientamento giusto del microfono, cioè un front e un rear, cioè quindi un posteriore del microfono. Il front normalmente è sempre quello dove è posizionato appunto il logo oppure lo switcher per i diagrammi polari. Ma non è raro che ci siano dei microfoni dove questa, diciamo, differenza tra le due facce non sia così evidente. E infatti mi è capitato di ricevere delle tracce, dei tracking, dove chiaramente era stato fatto l'errore e quindi era stata registrata la voce, ma col microfono invertito. Ricordiamoci inoltre che in una situazione home recording sono sicuramente avvantaggiati tutti quei vocalist, quei cantanti che utilizzano una tecnica soft, quindi che non hanno bisogno di spingere e di avere volume, tipo Billie Eilish, per darvi un'idea. Proprio perché la stanza risponde in base al volume. Infatti sappiamo che una stanza risponde in maniera proporzionale al volume della sorgente sonora, quindi a un maggior volume vocale corrisponderanno maggiori riflessioni, quindi una maggiore riverberazione. Se decidete invece di utilizzare un microfono dinamico, mi raccomando, impugnatelo nella maniera corretta. È assolutamente scorretto chiudere, vedete, la parte, diciamo, della griglia, chiuderla con la mano. In questa maniera creerete dei comb filter e farete lavorare il microfono in una maniera per il quale non è stato progettato. Quindi magari se in un secondo momento dovete rifare dei take o aggiungere delle parti alla canzone, avrete difficoltà a ottenere lo stesso suono. Quindi l'impugnatura corretta è mantenere distanza tra la mano e, diciamo, la griglia di protezione della capsula. Ora avete collegato il vostro microfono all'interfaccia audio e quindi dobbiamo regolarne il gain. Vi consiglio di non far mai clippare il gain, soprattutto in un preamplificatore di fascia entry level, quindi economico. Lo si può utilizzare, diciamo, la saturazione di preamplificazione solo su preamplificatori di fascia alta, anzi, diciamo che è una loro caratteristica che viene spesso sfruttata dai tecnici del suono. Regolate il gain nella parte del brano dove avete più volume, quindi di solito il chorus. Se invece decidete di registrare il vostro brano a parti, potete ottimizzare, diciamo, ogni parte con il gain adeguato. Quindi sulla strofa probabilmente avrete più guadagno e sul chorus, invece sull'inciso, ne toglierete un po'. Se avete la possibilità di utilizzare un compressore analogico, non abbiate paura di farlo, anzi sarà un valore aggiunto, però settatelo in una maniera non troppo aggressiva in questa fase. Quindi cercate un rapporto di compressione 2 o 4 a 1 e di non comprimere, impostate la soglia, diciamo, per comprimere un 6-10 dB al massimo. Inoltre state attenti molto alla regolazione dell'attacco e rilascio. Un attacco lento, diciamo, è un rilascio veloce. Questo vi potrà permettere di avere una voce definita e di sentire bene l'attacco di tutte le parole. L'ideale sarebbe conoscere il testo a memoria. Questo vi permette di non leggere, quindi non deconcentrarvi e avere tutta la concentrazione, diciamo, sul tuning, sull'aspetto melodico e interpretativo del brano. Fate anche un controllo della melodia, quindi un'analisi melodica. Cantate il brano ma senza le parole, quindi ascoltando solo le note che fate. Fate un'analisi quindi di dove è meglio utilizzare dei glissati o dove è meglio magari entrare con una nota dritta. State attenti soprattutto alle note gravi che spesso con le parole vengono confuse. Quindi in questa maniera potrete memorizzare molto più chiaramente tutta la parte melodica ed eseguirla con più precisione. Una volta fatta questa analisi potete anche registrare tutta la melodia con uno strumento MIDI, così poi da averlo in cuffia che vi possa aiutare durante la registrazione del brano.
Ci possono essere anche dei punti del brano, per esempio solo ritmici, o dove per esempio gli strumenti armonici sono pochi e quindi il cantante non ha grandi punti dove potersi appoggiare con l'intonazione. Consiglio comunque di fare una parte di accordi anche provvisori, che poi non saranno sicuramente utilizzati nell'arrangiamento definitivo, ma che servono solo in quei punti lì a dare la perfetta tonalità e un appoggio sicuro al cantante. Regolate il click o il metronomo in maniera che non si senta troppo come rientro. Vi consiglio di utilizzare un suono sordo che non emetta una nota, tipo quello della Akai MPC, per darvi l'idea. Prima di registrare fate una prova di tutto quello che è il rientro attraverso le cuffie al microfono. Ricordatevi che è normale avere dei rientri anche abbastanza evidenti, dipende diciamo dal brano e dal genere musicale. La cosa importante è che se magari nel brano c'è una parte dove c'è solo la voce solista e rimane quindi solo lei protagonista, non si senta il click. Quindi in quel caso lì sarà molto importante regolare bene il volume del metronomo del click. E per concludere, una curiosità sul brano Bad Guys di Billie Eilish, una produzione che è stata considerata diciamo casalinga, quindi fatta in un home recording. In realtà sono state registrate delle voci home recording e, come dicevo prima nel video, la sua vocalità si presta moltissimo per anche una registrazione casalinga. È stata poi mixata da Rob Kineski e masterizzata da John Grinham, quindi due grandissimi tecnici di livello internazionale. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile anche con questo video. Seguitemi, commentate e mi raccomando, ascoltate sempre la musica senza pregiudizio. Ciao e alla prossima!